l'appuntamento su MTV e Radio Nuova con l'Italia al voto, l'approfondimento politico in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre. Ospite con noi in studio c'è Laura Laviano, candidata per la Lega al Senato nel collegio proporzionale Marche. Benvenuta. Grazie per l'invito. Laura Laviano, assessora al comune di Macerata da settembre 2020, è stata per lei questa prima esperienza politica ed assessore già questa corsa verso il Parlamento, al Senato. Che scelta è stata per lei? Allora, per me è stata una sorpresa, devo dire. Penso come me tutti gli altri appartenenti ai partiti hanno dato una disponibilità, non sapendo però qual era la collocazione. In effetti io fino all'ultimo non sapevo assolutamente niente. E devo ringraziare il nostro commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti, il nostro commissario provinciale Luca Boldorini, perché io sono approdata in politica 2 anni fa. Mai avrei pensato di far politica. Devo doverosamente ringraziare Andrea Marchiori, il nostro assessore Andrea Marchiori, perché è lui che mi ha scelta e che mi aveva messo in lista 2 anni fa per la corsa alle amministrative, e quella fu una lista molto importante perché ha ottenuto un grandissimo risultato, perché Andrea aveva scelto veramente le persone. Adesso grazie agli altri 2 commissari, loro hanno sempre creduto in me, mi hanno sempre appoggiata, mi hanno anche aiutata a raggiungere determinati obiettivi. Addirittura Riccardo Augusto Marchetti mi ha nominata anche responsabile regionale del Dipartimento Lega del Benessere Animale. Insieme all'onorevole Filippo Maturi abbiamo raggiunto veramente degli obiettivi importanti sia a livello regionale che a livello nazionale. Quindi cioè, non posso che veramente che essere grata. È una bella esperienza, un'esperienza nuova, e cerchiamo di mettercela tutta. Quindi anche per lei una grande motivazione, al di là, ecco, di questa novità, con quel volto nuovo della politica, che però sta mettendo grande impegno anche nel cominciare le attività in comune per arrivare poi anche a questa sfida. Sicuramente quello che io posso dire dalla mia parte, sto cercando di mettere la mia professionalità all'interno della politica. Sono stata scelta per questo, perché come già saprete anche l'obiettivo che abbiamo raggiunto, quello dell'ufficio dell'ambiente e tutela del benessere animale, che è il primo ufficio che è stato istituito con un veterinario che lo coordina. È stato approvato anche il regolamento sul benessere animale in consiglio comunale, stiamo facendo degli incontri formativi e abbiamo attuato delle collaborazioni con l'ASL, con l'Università di Camerino, con i liberi professionisti, veramente professionisti del settore. Sono stati fatti infatti degli incontri a tema e anche incontri di livello scientifico anche abbastanza elevate, cosa che fino ad oggi non era stato mai affrontato nel comune di Macerata. Quindi io credo molto nel nostro partito, perché ha scelto e continua a scegliere professionalità, e questo insomma è un merito, perché è facile fare il leader di un partito e contornarsi di gente che magari insomma non è all'altezza. E a livello nazionale noi vediamo che il nostro segretario federale Matteo Salvini si è contornato veramente di una classe dirigente di un certo livello che pochi altri possono vantare. Ricordiamo, come accennato, un po' l'elenco delle attività finora svolte. Lei è un medico veterinario, ha varie esperienze quindi nel settore, e Macerata, queste deleghe ambiente, politiche ambientali, del lavoro, sviluppo economico, sono anche i grandi temi, se vogliamo, di questa campagna elettorale a livello nazionale e internazionale, in un momento difficilissimo dove tra l'altro questa campagna elettorale è stata brevissima anche nei tempi e nelle scelte, mentre le sfide però che si chiede in questo momento alla politica e al paese sono veramente grandi. Sì, le sfide sono veramente grandi, e i temi di cui io ho poi le deleghe effettivamente sono attualissimi proprio per la campagna elettorale. Parliamo di tutta la transizione green, parliamo delle energie rinnovabili, stiamo già lavorando bene in comune, raggiungeremo dei grandi obiettivi adesso, quelle delle comunità energetiche, ma anche Matteo Salvini sta portando avanti questi temi, energia pulita, centrali nucleari, insomma sono tutti temi che io appoggio pienamente, per cui sono contenta di rappresentare proprio questo partito. Ricordiamo dunque le priorità nel programma della Lega a livello nazionale per arrivare poi a quelle locali, più strettamente legate alle Marche. Ma allora, non solo alle Marche, quota 41 secondo me è uno dei punti del programma che è fondamentale, perché bisogna dare spazio ai giovani, perché le persone che hanno lavorato poi tantissimi anni
È giusto che vadano in pensione dignitosamente. In più è giusto che i giovani trovino lavoro e che si inseriscano anche loro, quindi c'è un doppio riscontro. Poi parliamo, vabbè, come ho detto prima, delle energie rinnovabili, quindi anche questo è un tema molto importante, la flat tax, che non è nulla di nuovo, cioè a voglia che dicono che è qualcosa di impossibile, lo stiamo già attuando, con Sulle alcune energie partite IVA. rinnovabili, i tempi, nel senso ora siamo in una situazione di emergenza e quindi tra i costi, bollette e quant'altro per come si è arrivati, però i tempi per poter costruire politiche energetiche che siano utili veramente al paese sono più lunghi, quindi un po' Allora, in questa è la alcuni sfida. casi sono più lunghi, però per esempio porto l'esempio di Macerata proprio. Domani abbiamo un incontro molto importante in comune perché parteciperemo al bando che avrà scadenza il 31 ottobre, dove saranno otto gli attori molto importanti, saremo noi, ci sarà l'IRCER, ci sarà l'APM, l'ARPAM, l'università. Insomma, stiamo cercando di creare un bel circuito per le comunità energetiche, almeno cominciare a renderci autonomi noi, perché le bollette sono lievitate poi in comune. Come in qualsiasi altro settore è visibile. Ha parlato di giovani. In questa competizione elettorale il 25 settembre, per la prima volta, anche per eleggere i senatori, 200 senatori di Palazzo Madama, voteranno anche i diciottenni, i neodiciottenni. Quindi a loro che tipo di attenzione state dando, sia per quanto riguarda il programma, quindi le sfide dedicate più ai giovanissimi, e poi anche per chiamarli al voto, per far sentire l'importanza di partecipare, di recarsi alle urne? Allora, qui parlo da mamma di un diciottenne che andrà al voto e quindi sono anche contenta visto che potrà votarmi, ma soprattutto signora, spesso l'attenzione di questi ragazzi ai temi attuali e alla politica. Proprio ieri facevo un discorso con lui in cucina, così insomma molto veloce e de devo ammettere che sono ragazzi veramente informati. Loro sono attenti a determinati temi e questo fatto di essere stati responsabilizzati, perché alla fine diciamo che non vota cioè, votare per il Senato anche loro a 18 anni significa dare a loro già un qualcosa in più. E noi siamo attenti ai giovani, lo stiamo dimostrando anche qui a Macerata e sto cercando di collaborare con loro anche per vari eventi perché sentiamo il loro malessere. È brutto sentir dire quando dicono a Macerata ci hanno cacciato, siamo andati via, andiamo più verso la costa perché sì, quindi dobbiamo attenzionare anche questo tema e quindi seguirli e soprattutto creare o comunque organizzare qualcosa anche per loro. Lei dunque maceratese, ha anche illustrato alcune tematiche legate proprio a Macerata, ma ecco, per le Marche, una visione più ampia da candidata nel Collegio Marche, che tipo di sfide mette al primo posto per questa regione? Allora, prima di tutto uno sviluppo economico, io metterei forse anche una delle mie deleghe. Non scordiamo la vocazione agricola di questo territorio, non dimentichiamolo. Adesso io sicuramente è anche parte della mia attività professionale, perché è vero che sono un medico veterinario, ma sono un consulente zootecnico, agronomico, quindi in questi anni ho seguito l'evoluzione dei cereali, l'evoluzione insomma di vari settori. E spesso si tende a scordare questo nostro patrimonio. Invece vanno valorizzate le aziende, vanno valorizzati gli agricoltori, si deve implementare l'agricoltura 4.0, l'agricoltura di precisione, perché abbiamo visto che proprio in questo momento di crisi le materie prime sono quelle e noi abbiamo un territorio con una potenzialità che credo poche altre regioni hanno in Italia. Quindi quello deve essere il nostro punto di partenza. Stiamo seguendo, infatti, siamo entrati nel circuito del Grand Tour delle Marche e quello ci ha permesso effettivamente di entrare in contatto con una serie di aziende, di realtà, che magari rimanevano un po' al margine. Invece, riportarle all'interno della nostra città, perché città Macerata, capoluogo di provincia, deve essere il fulcro, deve tornare ad essere il fulcro. Ci credo, vediamo come va. E come sta portando avanti questa campagna elettorale, dunque anche per far conoscere i temi, le sfide anche sul tutto il territorio?
Io in questa campagna elettorale cerco di dare soprattutto il mio apporto, quindi parliamo di più che altro per quanto mi riguarda benessere animale, tutela, poi parliamo anche però di anche un po' di zoonosi, perché comunque qualche incontro a tema l'ho fatto. Noi sappiamo che Macerata, proprio grazie a questa istituzione di questo ufficio, ha attuato un piano di monitoraggio dell'arbovirosi. Noi abbiamo 14 ovitrappole nella città di Macerata, che il nostro veterinario tutti i mercoledì va a prelevare i bastoncini per vedere se poi all'interno di questi contenitori con le uova di zanzare sono presenti dei virus. E avrete sentito parlare della West Nile, avete sentito parlare dell'Osuto, che sono virus appartenenti alla stessa famiglia. L'Osuto sicuramente meno pericoloso, però io devo dire, senza allarmismi, senza niente, nel trappola di Piediripa è stato rinvenuto, così come in altre zone. Quindi è importante cominciare a sensibilizzare anche verso questi temi, perché, ripeto, l'ho detto centinaia di volte ormai, l'ASL interviene dopo, quando ormai il problema c'è. I comuni, le regioni devono intervenire prima e quindi anche poi a livello nazionale, Roma, perché ci deve essere prevenzione. E questa è la filiera giusta. La presentazione anche con Matteo Salvini, alcuni candidati a Pesaro, altre tappe, sono previsti altri incontri anche con il leader nazionale. Sono previsti altri incontri? Sì, c'è cioè quello del 14 ad Ascoli, vi aspettiamo tutti, sarà un incontro importante e è stato bellissimo l'incontro l'altra sera a Senigallia, dove veramente c'è stato un gran successo perché abbiamo avuto 500 prenotazioni, abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni. La collega Elena Campagnolo di Senigallia, candidata lei invece alla Camera, dopo il nostro onorevole Riccardo Marchetti. E ha dovuto dir basta, ha detto che se avessimo avuto altri 500 posti avremmo riempito più di 1.000 posti, insomma, la sala. Quindi è stato veramente un gran successo. Matteo Salvini ha questo di bello, cioè lui come la Lega è in mezzo alla gente. Quindi la campagna elettorale, la presenza, cioè il pubblico, le persone lo sentono vicino, ha parlato di temi attuali. Del resto vediamo che la Lega ha nel programma temi attuali, cioè non parliamo di DDL Zan, non parliamo di liberalizzazione della droga, perché questi non mi sembrano i temi principali di una campagna elettorale. È vero che abbiamo dalla nostra parte i numeri adesso, perché sembra che, insomma, dovremmo essere avvantaggiati sicuramente, Anche però se un non. centrodestra attualmente ha traino Fratelli d'Italia in questo momento, Sì, va più bene, è degli anche altri. vero che tanto, cioè, c'è stato questo gioco, chi era il governo, chi era l'opposizione. Io onestamente devo dire una cosa, è vero che non ho esperienze politiche, che non ho mai fatto niente prima di questa avventura politica, però devo dire che amministrare anche solo una città, capoluogo di provincia, è veramente difficile. Non è una passeggiata, per cui essere al governo, come ha fatto Salvini, essere al governo con i 5 Stelle, con il PD, non è facile. Anche perché i temi sono diversi, insomma, è difficile. E lui è stato capace perché lì ha affrontato effettivamente la crisi che il paese stava affrontando e si è rimboccato le maniche e ha detto: Ok, noi governiamo. Non è facile, però ecco, ripeto, non abbassiamo la guardia perché sappiamo come è abituata la sinistra all'ultimo momento fa accordi che il giorno prima dice che non avrebbe mai fatto pur di portare i numeri, quindi noi non possiamo, insomma, rilassarci. Ha sottolineato gli incontri tra la gente in questa campagna elettorale. Qual è il feedback che ricevete dagli elettori? Quali sono i temi che sentono più da vicino gli elettori come feedback anche per voi? Loro si rendono conto che siamo vicini a loro, legati proprio al problema adesso delle bollette, fondamentalmente. Questo credo che sia il problema principale che dobbiamo affrontare. L'altro giorno ero ospite, come ospite, come pubblico, alla trasmissione Mezz'ora in più dell'Annunziata, e eravamo in 6 a rappresentare la squadra nazionale, della Lega, e dei 40 minuti dedicati a Matteo Salvini, 20 minuti si è parlato di Russia e del rapporto Putin-Matteo Salvini. E non hanno fatto parlare più di tanto poi i nostri rappresentanti, però noi parliamo di temi attuali,
di temi che qui sentiamo anche a Macerata quotidianamente, attività che chiudono perché non sono più in grado di pagare le bollette, ma qui non parliamo solo di attività che chiudono, qui parliamo anche di famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, famiglie che fino a qualche anno fa erano famiglie benestanti, magari perché non stiamo parlando di gente che già arrancava anni passati. Quindi i feedback sono quelli, cioè ci sentono, noi abbiamo visto che ritornati in mezzo alla gente, le persone sentono questa vicinanza e credo che pochi altri, ma solo Matteo Salvini, possa dare questo tipo di vicinanza al popolo. Siamo verso la chiusura, dunque un messaggio per lei di Laura Laviano, candidata per la Lega al Senato per questa competizione elettorale, le politiche del 25 settembre. Il messaggio è votate Lega perché la Lega è vicina ai cittadini e perché i temi, i punti che la Lega sta portando avanti sono temi attuali e sono temi importanti perché il nostro paese si riprenda. Grazie Grazie per questa intervista. a lei. Allora Laviano, grazie a voi che ci avete seguito.